I pirati chiudono tre porte della città, gli uomini salgano sulle mura, sulle torri di guardia, le donne vanno a casa e mettono da parte le provviste e i denari. Presto, presto, difenderemo Vieste, difenderemo la nostra città. I pirati sono spartati. Cosa facciamo? Bruciano, saccheggiano dovunque. No, non importa, noi continueremo a resistere, perché le mura del castello sono forti. Possiamo farcela, possiamo continuare a resistere. Ma quanto credi che potremo resistere? Guarda quanti sono, guarda, è una pazzia. Sono dappertutto, se ci accerchiano per noi è finita. No, non capisci? No, non importa, possiamo farcela almeno fino a quando arriveranno i soccorsi del re. Possiamo ancora farcela. Nicola Tenti è già arrivato con i soccorsi da Monte Sant'Angelo. I suoi uomini stanno cercando di fermare l'attacco, ma lui è stato ferito. Ma anche loro sono troppo pochi. I pirati li massacreranno tutti quanti. No, no, non importa, ce la faremo. Ognuno di noi andrà ad armarsi a casa, che ognuno combatta con ogni arma che trova. Ce la faremo. È una pazzia, lo capisci? Guarda, guarda quanti sono. E loro sono soldati. Noi che cosa siamo? Siamo soltanto contadini, pescatori. E che cosa vuoi fare? Lasciami entrare. Arrenderti forte. Lasciami entrare, Vieste. No, dobbiamo trattare una resa. Dobbiamo parlare con il loro capo. Dobbiamo dargli tutto quello che vogliono e sperare che ci salvino la vita. Lo capisci questo? Lo capisci? Quelli non accetteranno mai nessun trattato. Tutti lo sanno qui, quello che accade. Quando sbarcarono le navi di Ahmed Pasha. Una pazzia, te lo ripeto, è soltanto una pazzia. Lasciate che parli con loro. Parlerò io con il loro capo. Vedrete, riuscirò a trovare un trattato, qualcosa. Fidatevi di me. Possiamo contare sull'aiuto di Nicola Dentice e dei suoi uomini. Sono troppo pochi, te lo ripeto. A quest'ora sua, a Castello Sant'Angelo, a quest'ora li hanno uccisi tutti quanti, hai capito? Lasciatemi provare. Lasciatemi parlare con lui. Fidatevi di me. Fidatevi.